Gol, emozioni ed episodi da Moviola all'Aragona, dove il Monte Giorgio batte la Vastese 4-2 grazie a un super cucù. Ma andiamo per ordine: nei biancorossi Silva si affida al solito 3-4-1-2 con Calabresi a supporto di Martiniello e Bernardi. Assenti Obodo a centrocampo e Valerio sulla fascia destra. Negli ospiti Mengo schiera il 4-3-1-2 con tutti presenti ad eccezione della punta Arturo Lupoli fuori per infortunio. I padroni di casa partono bene: dopo 10 minuti colpo di testa di Martiniello alto sopra la traversa, passano 5 minuti e l'attaccante maglia numero 9 ci riprova strozzando la conclusione che va al lato. Al 20° tiro cross di Diallo, Marani smanaccia con un colpo di reni e sventa il pericolo. Al 25° Calabrese recupera palla e calcia, tiro smorzato e facile preda dell'estremo marchigiano. Al 41° a sorpresa la prima occasione passano i marchigiani, colpo di testa di Ficola, Di Rienzo respinge ma Cucù da due passi con una zampata deposita la palla in rete e fa 1-0. La reazione della Vastese è affidata ad uno stacco imperioso di Di Filippo che non trova la porta di un soffio. Si va a riposo con questo risultato. Nella ripresa via shock per i locali, al primo cucù cross dalla sinistra e Altobelli si infila uno sfortunato autogol. La Vastese reagisce immediatamente, Bernardi al quarto viene steso in area di rigore, il direttore di gara Duzzella segna il penalty, questo il contatto. Sul dischetto va Martiniello che accorcia le distanze battendo Marani. Al 12° i ragazzi di Silva trovano il pari, cross di Diallo, Martiniello vola in cielo, batte Marani per il 2-2. Nemmeno il tempo di gioire che i marchigiani tornano in vantaggio e Pampano a battere Di Rienzo con un tapin al 20°, 3-2. Al 22° Cardinale stende Albanesi, il direttore di gara segna il rigore. Sul dischetto va Cucù che fa 4-2 e mette la gara al sicuro. Al 25° punizione di Calabrese, si oppone Marani. Sugli sviluppi dell'azione il numero 10 viene steso da Agnaldi. Il direttore di gara segna l'ennesimo penalty. Sul dischetto va lo stesso giocatore Vastese che si lascia ipnotizzare dall'estremo biancorosso. Al 34° discesa di sorgente ma conclusione debole da posizione defilata. Al 41° slalom gigante di Mandolesi, Di Rienzo ci mette una pezza. Da qui a fine gara non succede altro, la Vastese cade in casa e resta ferma quota 8. Il Monte Giorgio mette la freccia e sale a 11.